Terra. Questo dato numerico nasconde una realtà sociale che, ad esempio, nella mia città, Catania, ti fa sì che quartieri come Librino siano degli allevamenti di uomini e donne, non siano luoghi della civiltà. Le fabbriche che chiudono, gli scandali della politica che ogni giorno leggiamo sui giornali, tutto questo è semplicemente un paravento per nascondere al dibattito pubblico, alla politica, alle discussioni in televisione qual è il dramma. Cioè, noi abbiamo una politica che si interroga sull'influenza dei magistrati nelle scelte politiche, abbiamo una politica che si interroga sul fatto che il PD scelga di stare con Vendola o con Monti, quando hai un corpo sociale e hai una società in piena sofferenza che guarda chiaramente a chi poi in questo schema, in questo momento ti dici che sono altro come Grillo e magari non è neanche più attenta ai programmi, ai contenuti, non è più attenta neanche a distinguere tra proteste e populismo, che sono due cose profondamente diverse, profondamente diverse. E non c'è neanche più quel grande punto di riferimento che potevano essere le idee, no? Quelle idee che ti permettevano di sentirti non più solo nel tuo dramma e nella tua tragedia, no? Il contadino che non veniva pagato dal padrone, che veniva bacchettato, che veniva sfruttato, a un certo punto si guardava attorno e diceva: siamo tanti e tanti, ci incontriamo nelle nostre terre piuttosto che in una sezione del PC e diventiamo elemento propulsivo della società. Non sei più vittima, ma sei chi si ribella. Ecco, questo in questa società sta mancando. Sta mancando una politica che parli dei problemi della gente e che li affronti, entrando nei temi, entrando nei contenuti. E sta mancando un grande orizzonte di riferimento sociale che permetta alla gente di non sentirsi più soli e di poter sperare nel riscatto politico e sociale. Noi in questo quadro, come Rifondazione Comunista, non potevamo che avere un obiettivo, il primo, l'unico. L'unico obiettivo e l'unico che dovevamo perseguire era quello di costruire una proposta politica che poteva dire di non essere responsabile delle politiche degli ultimi almeno 10 anni. Una proposta politica che riuscisse a dire no ai populismi della destra e a quasi un incubo che ritorna in campo, perché diciamoci, Berlusconi è per tutte e tutti un incubo, non riusciamo neanche a considerarlo un avversario ma un incubo in carne ed ossa, e da un lato altre offerte politiche che difficilmente riescono anche a prendere coscienza di quello che è stato il percorso che le ha portati là, perché stiamo parlando di una maggioranza di governo che fa conflitto apparente in televisione e nei media e che è pronta a ricostruire là un nuovo governo di unità nazionale, guardate, non tra le forze politiche ma nei contenuti, perché sono tutti nella stessa barra, hanno tutto lo stesso comune denominatore, perché guardate, si discute tanto se sia più influente nel prossimo governo di centrosinistra Vendola o Monti. Io vorrei rassicurare anche il professore Monti magari o chi li ascolta, perché guardate, che lo dicono all'Italia che quando hanno fatto le primarie hanno sottoscritto una carta di intenti che fa sì che il prossimo governo a guida Bersani non metterà in discussione nessuno degli accordi internazionali presi dall'Italia in Europa, e quindi spending review, tutte le politiche di massacro sociale e tutte quelle politiche che pensano ancora che debbano essere i poveretti, le poverette, i ceti sociali più bassi a pagare cose come quello che stiamo vedendo del Monte Paschi di Siena. Diciamo una banca che aveva la sua appartenenza politica, una banca che stava dove là il presidente stava a traccheggiare, addirittura a coprire con un'operazione incredibile con una banca giapponese un vuoto assurdo e acquistare dei titoli spazzatura e a mettere in crisi un sistema paese, perché me lo diceva Matteo l'altra volta in macchina, ma se il Monte Paschi di Siena ha questa fragilità, ma cosa può succedere nelle istituzioni di questo paese? Però una proposta politica che permettesse a chi va a votare di avere domani come rappresentante in Parlamento qualcuno che può starci, che ci può stare davanti a una fabbrica, che può stare davanti a un call center, che può stare in un mercato, perché ha avuto un filo di coerenza politica, e questo è il nostro primo obiettivo. Non potevamo farlo da soli, abbiamo costruito prima uno spazio di discussione che si chiamava Cambiare si può, che poi si è trasformato e si è completato nella lista che avete visto, Rivoluzione Civile, con candidato il presidente Ingroia. Io sono molto sincero, io credo che
perché tante critiche sono piovute sul fatto che lui è un magistrato, è un tema che io non, al quale non voglio sottrarmi. Certo, se noi pensiamo che il principio di divisione dei poteri sta alla base della nascita della sinistra, qualche problema noi ce lo poniamo. Ci potremmo porre il problema della divisione dei poteri tout court come principio, vero, ma io credo che se oggi possiamo dire che non ci appare, ci appare una cosa normale che il nostro candidato sia ingroia, è perché guardate che prima che un magistrato la politica l'hanno frequentato i delinquenti, e siccome oggi c'era Fiorito in televisione e si parlava di Dell'Utri, abbiamo conosciuto la mafia, permettetemi di dire che un pubblico ministero ci completa un po' il quadro della proposta politica, perché anche un po' il nostro garantismo storico come sinistra ogni tanto deve cedere il passo di fronte ad una corruzione elevata a sistema, che mi permette di dire ora politicamente sì, sono sereno ad avere il magistrato Antonino Ingroia candidato a presidente di una lista in cui c'è dentro la sinistra, perché guardate, perché l'allarme era quello, e l'allarme era quello di una corruzione elevata a sistema, di un sistema Italia che sta crollando. Di un sistema Italia che sta crollando, di un sistema politica Italia che sta crollando. E la politica è la cosa di tutte e tutti, non è che votare Grillo e dire la politica fa tutto schifo ci permette di così lavarci la coscienza, perché non è così, perché sarà anche un po' colpa dei cittadini e delle cittadine di questo paese se la politica è diventato quello che è diventato. Io durante la campagna regionale dicevo, a volte mi rendo conto che quello che mi circonda è anche peggio della politica. Allora, una responsabilità ci sarà. E quindi io dico, lottiamo innanzitutto per questo, per tornare ad avere una rappresentanza parlamentare che riporti al centro del dibattito politico dei contenuti. Ci vogliono i nostri parlamentari che tornino a dire che non si possono comprare gli F-35 quando la gente muore di fame, che non si può continuare a pagare le guerre in giro per il mondo, che il salario sociale è un provvedimento di civiltà, che le imprese non possono chiudere e scappare via perché è un crimine di fronte in un paese dove c'è un così alto tasso di disoccupazione. Che torni a parlare dei diritti civili come se non fossero un tabù, perché non dobbiamo stupirci se viene inserito a Palermo il registro delle unioni civili dal nostro assessore Giusto Catania. Dovrebbe essere un principio di civiltà, perché questo è un paese che va trasformato dalla testa ai piedi, ed è un paese che ha bisogno di simbologia, ha bisogno di modelli forti. Noi come Rifondazione Comunista in provincia di Catania in questi anni abbiamo ottenuto dei risultati che io credo straordinari, perché quello che è successo a Palagonia è il risultato del nostro partito, è specifico del nostro partito alle regionali, che in una lista che è crollata miseramente in parte per mancata chiarezza politica rispetto a chi mentre faceva la campagna elettorale con noi pensava meglio a fare le primarie del Partito Democratico o per deficienze strutturali. In tutto questo noi avevamo bisogno di un immaginario in questo territorio per fare campagna elettorale nel corso delle nazionali. Dovevamo trovarci un significato che andasse oltre e una speranza di un percorso. Io dico che noi all'interno di questa lista li stiamo individuando delle modalità di percorso che, come giusto, si devono identificare nella politica che stiamo vivendo, Giovanna, con delle candidate e dei candidati. Perché guardate, e lo chiedo, noi abbiamo fatto come Rifondazione Comunista in questa città, nel nostro territorio, una grandissima battaglia contro quello scandalo democratico civile che si chiama Piazza Lanza, il carcere di Piazza Lanza a Catania. Abbiamo fatto una battaglia ferra contro un modo di intendere la legalità che è repressione sociale quando diventa cieca e brutale. Permettetemi di dire che è perfettamente in coerenza con tutto quello che abbiamo fatto in questi anni la candidatura di Ilaria Cucchi nelle nostre liste di Rivoluzione Civile, che rappresenta per noi un punto di riferimento rispetto alla battaglia di civiltà delle carceri, della repressione e di una legalità che parli finalmente il linguaggio della società e non solo dei tribunali. Noi abbiamo la pace come orizzonte e tanti e tanti dei nostri candidati interpretano questa, ci sono i protagonisti della Perugia Assisi, ci sono chi ha fatto grandissime battaglie. Siamo antifascisti nel DNA e io sono orgoglioso che Ruotolo non gli ha dato la mano al candidato di Casapound, perché mi sono sorpreso quando Grillo ha fatto quel teatrino con i militanti di Casapound. Ne vado orgoglioso, mi sorprende quel teatrino, non mi sorprende il fatto che Ruotolo non dia la mano a un fascista, perché non gli ha dato mai la mano a un fascista.
ma nel paese dove troppi, troppi cittadini stanno con la testa china, quello che noi ci rappresenta è, sono quei percorsi di conflitto, no? Quei percorsi di conflitto che iniziano al nord, no? E devo dire che mi ha fatto piacere quando Ingroia ha detto: ma noi ce l'abbiamo un militante notav candidato in Piemonte, ed è il segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero. E credetemi che preferisco sentir definire quasi Paolo Ferrero un militante notav, perché è un pezzo della nostra battaglia sociale. E poi abbiamo il conflitto nel mondo del lavoro. Tanti anni fa qualcuno ci diceva: ma mettetela da parte la centralità della contraddizione capitale-lavoro, no? Mettetela da parte perché stanno chiudendo le fabbriche, perché gli operai sono precari. E no, era un grandissimo errore, da due punti di vista. Perché quella centralità di quella contraddizione l'hanno messa da parte, ma l'hanno messa da parte i padroni, compagno Vincenzo. L'hanno messa da parte i padroni, trasformando il lavoro che doveva essere stabile e garantito, perché pilastro della nostra Costituzione, l'articolo 1, trasformandolo in precarietà, in nuovo caporalato, in elemosina da campagna elettorale. Questo è diventato il nostro lavoro. Ed è e questa centralità è stata messa da parte da un punto di vista sostanziale e anche da un punto di vista formale, perché batterci a Pomigliano per loro è un obiettivo simbolico. Non far entrare quegli operai che sono entrati con le bandiere del mio partito e della FIOM, per loro era un aspetto simbolico. Sconfiggere la FIOM era per loro una grande vittoria simbolica di un padronato arrogante che è ideologizzato più di prima, perché guardate che quasi dice siamo fuori dalle ideologie. No, i padroni ideologia loro ce l'hanno più forte, stanno facendo loro una rivoluzione padronale. I fascisti hanno ideologia, ce l'hanno perché si presentano i Fratelli d'Italia, la destra, le fiamme tricolore, i fasci di Casapand. E siccome, guardate, io sono uno tutto tranne che fuggi dalle ideologie, permettetemi, sarò antico, ma a me la mia falciuzza e martello in quel simbolo mi manca tanto. Sarà perché mio padre mi disse a 18 anni: ti accascare umano se non vuoi di falcio e martello. Però in questa lista della simbologia noi di Rifondazione ci siamo andati a cercare, e già siamo andati a cercare lì dove, anche se non c'è il nostro simbolo, c'è il nostro cuore e la nostra lotta. Pensa al compagno De Luca di Pomigliano, candidato operaio della FIOM, che permettetemi, che rappresenta un orgoglio, perché guardate, altri candidano i mafiosi, i delinquenti, i bancari, i professori, noi candidiamo gli operai che hanno lottato, non quelli che hanno detto sì al padrone e hanno chinato la testa e che magari sono stati invitati da Lucia Annunziata a quel teatrino. No, quelli che la battaglia l'hanno fatta, quelli che hanno detto no a quel referendum, che hanno sfidato i licenziamenti e che sono tornati in fabbrica, lo ricordo, con la bandiera rossa della FIOM e quella di Rifondazione Comunista. Per questo, e chiudo il mio intervento dicendo così, noi in una terra dove essere operai o operai è un grandissimo valore, ma è anche un grandissimo valore essere donna, ed essere compagna, ed essere di sinistra, per noi è un piacere fare questa campagna elettorale accanto alla compagna Giovanna Marano. Sarebbe facile presentarla come una che da presidente del comitato centrale della FIOM è tornata a fare l'infermiera per sostenere, dopo le deficienze di qualcun altro, una lista alla sinistra alle regionali, ma io credo che il modo migliore per presentare quella che è la candidata che il nostro partito sta portando ai nostri territori, perché abbiamo bisogno di simboli, di ideologie e di modelli. Io credo che la battaglia operaia nelle fabbriche, in un territorio che ha conosciuto la disfatta della Cesame, la disfatta della SAP, che vede le fabbriche chiuse, che vede in grandissimo pericolo l'ST Thompson, anzi ne approfitto per salutare il compagno Paolo Modica della FIOM e dell'ST, che assieme a tanti altri compagni e compagni della FIOM all'ST sta conducendo con noi su tanti punti una grande battaglia. Ecco, noi quel modello ci siamo andati a cercare in questa compagna, sapendo che la scelta che ha fatto le regionali è quello che dal punto di vista della nostra comunità sentimentale, come la chiamavamo noi, è un quid in più, è quel qualcosa in più che mi rende ancora più gioioso. Ma la cosa che mi rende più orgoglio è presentare una donna, una combattente, una compagna che è stata della FIOM, che sta innanzitutto nelle fabbriche e che per noi rappresenta il miglior messaggio elettorale da mandare in questa campagna elettorale e la migliore carta di presentazione per la compagna Giovanna Marano, al quale cedo la parola. Grazie a tutte e tutti.